Il compito più impegnativo per un conduttore di gruppi, per un facilitatore di gruppi, è riuscire a decodificare il non verbale. E la cosa più difficile per un facilitatore di gruppi è valorizzare le individualità, ovvero fare in modo che all'interno del gruppo ogni individualismo possa emergere, valorizzarsi e integrarsi opportunamente con gli altri componenti del gruppo affinché il risultato sia molto superiore a quello che sarebbe la semplice somma dell'individualità. La differenza tra le due cose è nella decodifica del non verbale. E oggi chi fa il lavoro del conduttore di gruppi non si può accontentare di conoscere la teoria delle dinamiche di gruppo, i modelli di leadership, ma applicando anche queste conoscenze deve sapere come queste informazioni incontreranno ognuna delle persone a cui quelle informazioni sono destinate per fare in modo che se ne appropri in base alle proprie risorse. Facciamo un esempio classico. Prendiamo l'ambito sportivo. Okay, oggi le declinazioni di chi fa il facilitatore dei gruppi sono moltissime nella crescita personale. Come vi spiegate, ad esempio, in ambito sportivo che ci sono dei talenti che alcune società valorizzano e degli altri talenti che invece, presi come talenti, alla fine non emergono? E perché erano davvero dei bidoni? E perché erano davvero, non erano davvero così bravi? Come vi spiegate, ad esempio, voi conoscete, sapete chi è Lionel Messi, no? Sapete tutti chi è Lionel Messi. Come vi spiegate che Lionel Messi nel Barcellona è un genio assoluto, è un fuoriclasse e ha vinto tutto? Come vi spiegate che Lionel Messi non è lo stesso calciatore nell'Argentina, nella nazionale? Ci sono delle ragioni per cui questo accade. E chi dovrebbe fare in questo momento il facilitatore del gruppo, cioè il coach, l'allenatore o il preparatore atletico, non ha la preparazione che deve avere un facilitatore, che invece deve essere molto forte nella decodifica degli aspetti relazionali del gruppo, non degli aspetti tecnici dell'atleta nel caso specifico. Cioè, se oggi i team sportivi avessero accanto una figura in grado di dire: ok, non prendiamo Giuseppe in quanto atleta, ma vediamo dove vive, vediamo come vive, cerchiamo di riprodurre per lui l'ambiente di relazione che lo fa stare bene in casa sua, anche se deve venire a stare in casa nostra. Cioè, replichiamo l'ambiente in cui si sente a suo agio, perché se è a suo agio potrà dare il massimo. Tante volte poi i grandi talenti vanno via perché si dice non si sono ambientati, ma non si sono ambientati o non c'è stato un bravo facilitatore che gli abbia permesso di ambientarsi. Allora, quello che noi facciamo non è semplicemente prepararci a fare il conduttore, ma è ad avere una visione d'insieme su come funzionano le dinamiche di relazione che prevalentemente si esprimono attraverso un linguaggio non verbale. Un esempio su tutti: nella finale del campionato europeo del 1992, Olanda e Danimarca nel secondo tempo supplementare sono in pareggio, sono in parità, ok? Van Basten commette un errore gravissimo e rompe il ginocchio al difensore della Danimarca. Van Basten, un campione correttissimo, una persona di un grande spessore umano, però ha commesso un fallo grave, involontario, ma rompe il ginocchio al difensore della Danimarca, che addirittura si frattura in 7 parti. La partita finisce in pareggio e si va ai calci di rigore. Che cosa fa l'allenatore dell'Olanda? Mette come ultimo rigorista Van Basten, il quale va sul dischetto e sbaglia. La Danimarca vince il campionato d'Europa. È un caso? Se quell'allenatore fosse stato anche un facilitatore, in quel momento cosa avrebbe capito? Che non poteva mettere, anche se era un campione del mondo, quell'uomo, ok?
a tirare quel rigore in quel momento. E questo non è per caso andare oltre quello che si vede, prescindere anche dall'elemento tecnico. Sì, io metto sul dischetto Van Basten, poi se sbaglia in Olanda quando rientriamo i giornali non mi possono dire nulla, ho messo il migliore ma ha sbagliato. Ma tante volte, se gli allenatori fossero anche dei facilitatori dei gruppi, dei bravi conduttori dei gruppi, riuscirebbero ad entrare nell'intimo dell'uomo, della persona che lo vedi in faccia che in quel momento non è la persona giusta perché vado a tirare quel calcio di rigore, perché in quanto uomo sa di aver arrecato un danno ad un altro collega, e se conosci l'uomo sai quanto vale, sai che non l'ha fatto apposta, quello andrà lì con la morte nel cuore. Ed è normale che non possa essere lo stesso atleta che invece in una condizione di serenità potrebbe andare lì a calciare quel tiro degli 11 metri. Di cosa ha bisogno un allenatore del genere? Di avere una visione differente, cioè di allenare lo sguardo. Ma allenare lo sguardo a cosa? A riconoscere il talento? Ma nessuno è più bravo di lui. Allenare lo sguardo a cosa? Osservare cosa? Osservare che cosa c'è al di là di quella barriera che fa sembrare tutti i calciatori livellati, o meglio valorizzati o valutati sulla base di una scala di valori che ha come unico indice il tasso tecnico, che è differente. Ma non è forse vero che ci sono delle squadre di calcio che sono talmente amalgamate da diventare forti come le prime della classe senza avere grandi talenti? Da qualcosa dipenderà. Ci sono squadre che in questo momento, il Milan, parliamo del Milan, ha speso 230 milioni per riuscire a tirare fuori una squadra. Guardate l'Atalanta quello che fa. È una questione di integrazione tra di loro, manca davvero un punto di vista su quello che accade. Noi siamo i più esperti nel valorizzare quello che accade nel non verbale e nel dire: senti amico mio, in questo momento questa squadra ha bisogno di questo. Noi sappiamo quello che accade durante una seduta di musicoterapia, sappiamo che cosa accade durante un lavoro con il corpo, no? Sappiamo che cosa esce fuori, no? In termini di blocchi emotivi. Ma con tutti i soldi che le società sportive oggi spendono, pensate che pensino a spendere 1.000 euro ad avere un danzaterapeuta in squadra? Perché fa ridere avere un musicoterapeuta, un danzaterapeuta? Per cui guardate che il futuro di chi fa la nostra professione è talmente importante che bisogna valorizzare ed essere affamati di conoscere quante più cose possibile sul nostro mondo, perché credetemi che presto o tardi si ritornerà indietro a cercare di capire come fare dal basso a risolvere le difficoltà delle persone, degli uomini che fanno parte dei gruppi, non dall'alto della conoscenza tecnica, ma dal basso. Ci sono esempi eccellenti di atleti che hanno fallito nella loro vita perché sono stati presi per il loro talento, messi lì, ma completamente trascurati. Perché Messi non diventerà mai Maradona? Forse non diventerà mai. Perché Maradona giocava a Napoli e a Napoli ha ritrovato lo stesso ambiente delle strade di casa sua di quando era piccolo. La faccia di Maradona e la faccia di Messi vi sembrano la stessa cosa? Maradona quando era a Napoli com'era sempre? Sorridente, scherzoso, baldanzoso, le feste, faceva anche di peggio. Ecco, Messi è un altro tipo di persona. Quindi è questione davvero di ricreare un ambiente in cui una persona possa dare il massimo in base a quello che gli permette di concepire la sua storia personale. Se una persona ha bisogno di un certo tipo di ambiente, l'obiettivo di chi facilita il gruppo è fare in modo che a questo si arrivi. Il punto è che né il componente del gruppo sa di aver bisogno di questo, né tantomeno lo sa l'allenatore, il coach, che si preoccupa invece di creare l'ambiente intorno a lui. Ma come glielo crea? Glielo crea più su un aspetto tecnico, cercandogli il ruolo giusto, no? Cercando la posizione giusta in campo, con lo schema. Cioè vedete che si gioca tutto sugli aspetti tecnici. E quando si parla di emozioni nello sport, di quale emozione si parla sempre? Si parla sempre della rabbia. La rabbia agonistica, avete sentito parlare? Noi non stiamo esprimendo, loro sono arrabbiati, noi saremo più arrabbiati di loro. Ma tra le emozioni, la rabbia è quella che sta nella linea del fallimento, non è con la rabbia.
Anzi, è con l'esatto contrario che si ottengono i risultati. Quindi con l'amore, no? con le emozioni positive. Invece la rabbia porta a sensazioni negative che invece non permettono di ottenere i risultati. Allora guardate quanto c'è bisogno di qualcuno che sia talmente bravo nel decodificare il non verbale da dare una mano a coloro i quali in questo momento sono i facilitatori dei gruppi più importanti, ma c'è un mondo fuori che ha bisogno di gente che sappia decodificare, perché ha sperimentato su di sé quello che passa sul piano empatico. Non sono persone che hanno un addestramento all'empatia a decodificare quel non verbale che ci fa dire: qui c'è un'emozione sbagliata che va rimossa, c'è una sensazione sbagliata, che non è il tasso tecnico o l'incapacità in questo momento di... Tra l'altro, quando l'ambiente è confortevole, gli stimoli sono tanti, i calciatori recuperano anche molto prima dagli infortuni. I calciatori che invece vivono in ambienti in cui non vogliono stare ritardano il recupero dagli infortuni, perché non c'è la spinta mentale a recuperare quello. E le squadre cosa dicono? Sta male, non si sta riprendendo. Non è questo il punto di vista. Non si stanno creando le condizioni affinché quell'uomo riceva uno stimolo tale per cui la sua mente stia meglio e agevoli il corpo a guarire. È una cosa molto diversa. Quindi è chiaro per quale motivo è importante saper decodificare questo non verbale, saper cogliere quegli elementi che chi ha la dimestichezza con l'empatia è in grado di cogliere. Da qui l'importanza di un lavoro come quello che facciamo. Per cui avere un'idea di come funziona ciò che io osservo nel setting non verbale attraverso le tecniche analogiche diventa importantissimo per poter avere la giusta distanza e il giusto punto di vista su quello che accade. Entriamo in una attenta osservazione della dinamica non verbale, cioè alleniamo lo sguardo a decodificare al meglio ciò che accade quando le persone all'interno di un gruppo non parlano, quando quello che viaggia su un piano sotterraneo è emozione, è sensazione, è sentimento o risentimento.